Era pieno inverno. Sembrava che l'intero mondo fosse sotto la neve e faceva freddo. Arrivati! E quell'inverno sembrava il più freddo di sempre. Andiamo? Faceva così freddo che lo scoiattolo Jumpy aveva deciso di trasferirsi in casa. La casa aveva tutto. Faceva caldo, era tranquilla e, grazie a Jumpy, c'erano tante ghiande. Ma fa proprio freddo qui. Accendiamo il riscaldamento. L'uomo e la scimmietta erano tornati. Jumpy doveva uscire alla svelta. Ma appena fuori, ebbe subito voglia di rientrare. Per fortuna Jumpy aveva tante porte per rientrare. Non doveva farsi vedere dalla scimmietta. Ma le scimmie hanno un udito molto fine. Ecco, ho quasi finito. Ehi là, George! Ma non possiamo lasciare buche alle pareti, perché il calore si disperderebbe. No, George, Jumpy deve restare fuori. Anche qui c'è abbastanza cibo. Starà bene nella sua tana. George non ne era tanto sicuro. Nemmeno Jumpy ne era sicuro. La casetta era pronta. La doveva solo arredare. Era perfetta per gli scoiattoli. Ma convincere Jumpy ad abitarla sarebbe stato complicato. Alla casetta mancava ancora una cosa molto importante. Jumpy rimase sorpreso. La casetta della scimmietta era carina, era calda e asciutta. Ora tutti avrebbero passato l'inverno al calduccio. Era stato un bene che George avesse imparato a costruire una casetta calda. Era stata un'ottima cosa.